rispondete a chi dice che ogni autunno gli studenti fanno la stessa manifestazione? Che ogni autunno in realtà è sempre un buon proposito per il governo mettere riforme che fanno sinceramente schifo, ed è per questo motivo che noi scendiamo sempre in piazza. A luglio è passata una riforma, che è la riforma della buona scuola, che non è assolutamente buona per alcun motivo. Io, rappresentante degli studenti, mi trovo in una situazione di un degrado all'interno di un consiglio d'istituto dove ci sono docenti che purtroppo devono aver paura di un preside che ha fin troppi poteri. Oggi siamo qui in piazza a chiedere delle misure per il diritto allo studio, misure che lo rendano realmente inclusivo, sia per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori che per quanto riguarda gli studenti dell'università. Crediamo che infatti non ci sia un'istruzione realmente di qualità ed inclusiva se non si agisce su ogni livello dell'istruzione stessa. Consideriamo sbagliato rendere le scuole meno democratiche con una figura assolutista come quella del preside manager, consideriamo sbagliato questo modello di alternanza scuola-lavoro asservito all'impresa. Consideriamo sbagliata la logica per cui si devono dare i soldi pubblici alle scuole private e trovare fondi privati per le scuole pubbliche. Per queste ragioni fin dallo scorso autunno abbiamo contestato il disegno di legge della buona scuola e abbiamo proposto anche delle alternative. Cos'è che non va bene in questa buona scuola del governo? La scuola è fatta di studenti, noi nella nostra scuola siamo 1500 e vogliamo essere ascoltati, e se ogni autunno torniamo sulle piazze è perché ogni autunno nessuno ci ascolta. Noi siamo una generazione nuova e abbiamo un gran potenziale, questo ancora non l'hanno capito. Siamo qui in piazza contro la buona scuola, che va a ledere ogni singolarità all'interno della scuola, presenta un preside manager con l'ingresso dei privati nelle scuole, ma anche contro Gabrielli, che limita la nostra libertà di scendere in piazza, contro il caro vita, che ogni anno sempre più aumenta, il caro libri, il caro trasporti. Non va bene il fatto che sia privatizzata, il fatto che ci siano dei privati che prendano possesso di ciò che è più importante all'interno di una scuola, probabilmente, che è la direzione della stessa. E questo a noi non ci sta bene, perché comunque la scuola dovrebbe rimanere pubblica. E quindi noi siamo contro questo sistema di potere appunto privato. In sostanza una riforma così tanto avversata da parte degli insegnanti, alla quale poi sono stati costretti a piegarsi, è molto partecipata anche da voi studenti. È partecipata da noi studenti? Sì, assolutamente sì, ma a differenza degli insegnanti noi l'anno scorso ci siamo mobilitati molto prima di loro. Loro hanno scelto di scendere in piazza solamente il 5 maggio e in classe, perlomeno nella mia scuola, mai sono intervenuti contro la riforma. Anzi, gli stessi insegnanti, che pochi, hanno protestato contro la buona scuola, quest'anno sono i primi a entrare nel POF, fare corsi per avere quegli 80 euro in più in busta paga, e questo non è molto coerente con la loro posizione politica. Io spero che con questa manifestazione il governo si renda conto che noi siamo presenti e che siamo parte integrante di questa società e che è importante che loro ci ascoltino. Questo è un inizio, in quanto appunto siamo intenzionati proprio a continuare questo tipo di movimentazioni, perché davvero crediamo nell'utilità di questo tipo di manifestazioni, e quindi ci saremo sempre e sarà un bell'anno di rivolta, insomma, e di cortei.